professor Salmeri che mi ha voluto qui anche quest'anno per questo seminario romano. Ringrazio il professor Baccherini che qui non c'è, ma comunque li ha organizzati e ha accompagnati questi incontri anche con la sua autorevolezza. E proprio parto da lì, dalla prima conferenza fatta dal professor Baccherini che era sulla speranza. E noi chiudiamo invece col progetto. Speranza e progetto sono le due facce forse di una stessa medaglia, basta vedere la cosa da una lunghezza focale un po' diversa, quindi vado subito in medias res e così da un'osservazione che mi è stata fatta qualche giorno fa. I ragazzi che adesso frequentano la prima elementare andranno in pensione nel 2077. E questa è una, sempre che esista ancora la pensione per il 2077. E questo mi ha fatto pensare che se noi vogliamo progettare, che cosa possiamo progettare? Noi abbiamo difficoltà a immaginarsi che cosa ci sarà domani, immaginare che cosa ci sarà tra qualche anno, voi immaginatevi che cosa ci sarà nel 2077. Quindi vi stupirò, la mia conferenza sarà brevissima perché la realtà è che è un azzardo progettare. Ieri come oggi, ma oggi con una maggiore radicalità e una maggiore velocità a progettare, è veramente il futuro, non è pensabile, e quindi pensavo di chiudere qua e di andarmene direttamente. No, a parte scherzi, forse dovremmo abbandonare ogni speranza e arroccarci nei modelli dei nostri tempi. Ogni bravo docente si chiede che cosa vado a insegnare ai miei alunni, cosa posso far progettare loro. Pensavo per esempio al maestro Manzi che diceva no, io insegno a pensare, e pensare forse è l'unica cosa che possiamo fare, l'unica cosa che possiamo insegnare è progettare. E lo dico subito, progettare non vuol dire pianificare qualche cosa, fare un piano, ma vuol dire pensare gli spazi aperti della libertà. Progettare per me vuol dire a pensare gli spazi aperti della libertà, aprire orizzonti, non chiudere bilanci. Progettare la libertà sembra un controsenso, ma cercherò di mostrare che non c'è altra strada possibile. Anzi, forse proprio questo, progettare la libertà, nonostante sia una strada rischiosa, è la migliore nostra occasione. Certo, come diceva il professor Salmeri, se io parlo di progetto non posso filosoficamente non incontrare la figura di Martin Heidegger, e per farlo contento parlerò di Martin Heidegger, ma non adesso. Comincio prima con una storia, purtroppo una storia vera, che vi voglio raccontare. Settembre 1975, Lione, Francia. Suona la sveglia, lui non si alza, guarda le lancette dell'orologio, queste girano. Lui le guarda ma non si alza, le lancette continuano a girare, passa un po' di tempo, le riguarda, queste ostinatamente continuano a girare, ora segnano l'ora d'inizio del suo esame. Non si alza, le guarda, passa ancora dell'altro tempo, le lancette continuano a girare, ora segnano l'ora di fine dell'esame, non si è alzato. Dopo un tempo quasi indefinito squilla il telefono, sono i genitori. Oh, sei già tornato a casa, come è andato l'esame? Bene, subito, bene, fa lui. Beh, oddio, ci vorranno 3 settimane, sì, 3 settimane per avere il risultato, perché era un esame scritto, ma sono sicuro che sarò ammesso al terzo anno. Essere ammessi al terzo anno per lui vuol dire che gli si apriranno le porte, gli si spalancheranno le porte della laurea in medicina, dell'abilitazione, della professione per quale tutti dicono che è molto portato, anzi dicono che sarà il migliore di tutti. Per lui si spalancheranno le porte del successo, dei soldi, delle auto. Okay, magari delle auto di lusso, quelle che sono la sua fissazione, quelle con gli interni di velluto, lisci, ovattati, senza inciampi. 3 settimane per ammettere che ha sbagliato, 3 settimane per riconoscere che non ce l'ha fatta, che non ha fatto l'esame, che ha soltanto detto una stupida bugia. 3 settimane per pensare a come far tornare indietro le lancette dell'orologio, per alzarsi e andare a fare quel benedetto esame, per ammettere che appunto ha avuto paura, che non voleva ammettere il fallimento. Però questa verità va giustificata con un'altra menzogna. Forse ho fatto tardi, non sono arrivato in tempo, l'orario scritto era sbagliato, hanno iniziato in anticipo, c'era traffico, l'autobus si è rotto, che ne so, le cavallette, quello che volete. No, 3 settimane. 3 settimane nella quale si fa strada nella testa sua, ancora non sappiamo nemmeno come si chiama, una semplice menzogna come possibilità d'uscita, come via d'uscita. Sono stato bocciato. È sempre una bugia, ma è così vera, è così semplice allo stesso tempo che pareggerebbe la bugia iniziale. Lo farebbe uscire dall'imbarazzo di dover ammettere che ha mentito. Si può fare, no?
Ci può stare, è un fallimento. Si può sopportare. No, lui non può. E allora, altre menzogne. Può contattare il professore, può dire che ha avuto un problema, che è arrivato in ritardo, che l'orario scritto era sbagliato, che l'autobus si è rotto, che, non lo so, le cavallette, dite voi. Potrebbe chiedere a lui una seconda chance, di ripetere la prova, di fare un secondo appello. Si concede a tutti una seconda chance. No, 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 a lui non si può. Lui è in un vicolo cieco. Non è possibile tornare indietro, o meglio, sarebbe possibile, ma lui non lo vede. Lui non vede la via di fuga. Il sentiero tortuoso della menzogna in cui si è infilato lo attanaglia, lo acceca. Vede tutto il resto. Qualcosa potrebbe andare storto. C'è sempre qualcosa che va storto, l'anello che non tiene. Allora lui sarebbe smascherato. Tutti lo ritenevano il migliore. E lui, no, infamia e ridicolo per lui. No, no, non è pensabile. Infamia e ridicolo lo spaventano, lo terrorizzano, lo paralizzano. E allora sceglie l'ipotesi peggiore. Continuare ostinatamente nella bugia puerile. Continuare per 18 anni. 3 settimane aspetta. 3 settimane. E il giorno dei risultati annuncia che è stato promosso. I genitori di Jean-Claude Roman, così si chiama, felici, festeggiano. Ma lo sapevano, era il loro figlio, non poteva essere altrimenti, era lui. Che poi i risultati dell'esame erano fissi lì in bacheca pubblica e che tra quei risultati il suo nome non c'era, questo non conta. Chi vuoi che vada a vedere i risultati? Era Jean-Claude, era il loro figlio, non poteva essere altrimenti. E così più avanti i signori Roman festeggeranno la laurea. E festeggeranno poi, meno, ma festeggeranno, anche l'abilitazione professionale. E così apprenderanno, sempre con meno stupore, perché è il loro figlio, che il loro figlio è stato assunto a lavorare nella sede di Lione, guarda caso, dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Un ruolo prestigioso, uno stipendio alto, molti viaggi, congressi, conoscenze importanti e auto dagli interni in velluto. 4 coppie di psichiatri certificheranno che lui è un uomo mite, che Jean-Claude Roman è un uomo normale. Certo, c'è una cosa da dire. Per esempio Florence, peraltro era una lontana cugina. L'aveva conosciuta lo stesso anno, 1975, si erano messi insieme, avevano avuto una breve relazione, poi lei aveva pensato che per tutti e due era meglio lasciar perdere. Va bene, poi però lui, come sempre succede, da amici in comune aveva saputo che lei frequentava altri uomini. Era normale, no? Poi c'è da dire un'altra cosa. Tutti avevano una ragazza a quell'epoca e anche lui si inventò una ragazza, Claudia, si chiamava Jean-Claude. Nello stesso settembre 1975, durante una festa, lui esce e dice che va a prendere le sigarette in macchina. Torna dopo 2 ore con la camicia tutta strappata e insanguinata. Dice che c'è stato un tentativo di rapimento. Più tardi dirà che per superare la trasparenza in cui era caduto in quella serata si era inventato tutto per rendersi interessante. Ma al rilancio azzardato di un giocatore che aspetta solo di essere scoperto non può capitare nulla di peggio che non essere scoperto. E quindi deve continuare a mentire, continuare a creare quel Jean-Claude che non è, ma che deve essere. Settembre 1975. Nei 3 mesi successivi all'annuncio di aver superato l'esame, Jean-Claude si chiude nel monolocale che i genitori gli avevano comprato a Lione. Non vede nessuno, non fa entrare nessuno, nessuno si preoccupa, sta studiando. Invece infinite cose gli passano per la mente. Dare fuoco all'università per bruciare gli atti ufficiali, i documenti ufficiali. Fuggire all'estero, cambiare nome. Morire, uccidersi. Ma no, Jean-Claude è un uomo mite. Niente di tutto questo fa per lui. Tutto è troppo e allora avanti. Eppure la soluzione era a portata di mano. Bastava che ammetteva la sua ingenua bugia. Anzi, la soluzione lo va a trovare a casa. Si chiama Luke, un amico. Dopo un po' che non lo vede, bussa, lo fa uscire, escono e sta quasi per cedere Jean-Claude. Luke lo capisce, amichevolmente lo incalza e basta poco, sta lì per dire, per cadere. Era appena stato lasciato da Florence, la ragazza. A quell'esame ci aveva già provato, c'era già andato e si era ritirato prima del fallimento. Bastava dirlo, era tutto comprensibile. E infatti lui lo dice, ho un cancro. E no, a un malato terminale di cancro si concede tutto. Anzi, non si fanno troppe domande. Questo giustifica tutto. Florence lo viene a sapere e torna con lui. L'amico lo giustifica. Anzi, fanno una colletta per raccogliere i soldi per le cure. E lui si riscrive al 2° anno di università. Tutti pensano sia al 3°. Anzi, si riscrive per 10 anni consecutivi.
al secondo anno di università. Nessuno lo sa, solo l'anonima segreteria. Studia insieme a Florence tutti i giorni, ok? Florence, per la cronaca, a quello stesso esame era stata bocciata. Lei, la sfigata, si era riscritta a farmacia. Studiano insieme. Lei lo osserva, lo ammira, ovviamente. Ma dal suo punto di vista, da quello di Jean-Claude, lei lo inchioda alle sue menzogne, alle sue responsabilità. Per questo Jean-Claude deve continuare la sua strada. Ogni esame si presenta nell'androne. Poi, per scaramanzia, va da solo verso il... si cammina nel corridoio verso lo studio del professore. Esce dopo 2 ore. Ovviamente vittorioso, e così fa tutti quanti gli esami. Ma il terzo anno prevede anche il tirocinio, siamo a medicina, e lui sceglie di frequentare il tirocinio in tutti gli ospedali di Francia, purché non ci fosse qualche amico, qualche conoscente. Incredibilmente nessuno lo scopre. Per l'università ovviamente lui non esiste più, ma lui fa sempre franca. Sa che sarà scoperto, aspetta quasi di essere scoperto, ma non succede nulla, è tutto così normale, non accade nulla. Gli amici si sposano? Jean-Claude e Florence vengono chiamati a fare i testimoni e anche loro si sposano. Florence si laurea con il massimo dei voti e anche lui si laurea con il massimo dei voti. Ovviamente per Scaramanzia non vuole nessuno alla cerimonia, ma si laurea e così poi diventa ricercatore e così poi prende il lavoro all'Organizzazione Mondiale della Sanità di Lione, guarda caso. Ancora, gli amici di Florence fanno dei figli. Florence e Jean-Claude vengono chiamati a fare i padrini, i testimoni, e anche loro fanno dei figli. Caroline, 14 maggio 1985, Antoine, 2 febbraio 1987. E quanti regali arrivano dai colleghi dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Finto medico, ma vero marito e padre, dirà il processo. Il lato sociale era falso, ma quello affettivo era vero. Ho detto processo, sì, perché dopo 18 anni di menzogna, dopo 18 anni nei quali ogni giorno lui prendeva l'auto con l'interno in velluto e si andava a nascondere nel parcheggio di un centro commerciale o nei quali faceva delle passeggiate lunghissime nei boschi, sempre irreperibile perché impegnato in riunioni di altissimo livello, siamo nel 1975 in poi, dopo 18 anni in cui aveva attinto lui, il più intelligente della famiglia, tutti i risparmi di genitori, amici, conoscenti, ai quali aveva fatto firmare investimenti da capogiro perché lui aveva le conoscenze importanti, 18% anno, 18 anni, 18%, sempre questa soglia della maturità mai varcata. Dopo 18 anni in cui si era addirittura permesso un amante, Corinne, a Parigi, durante i suoi viaggi, a cui aveva spillato altri soldi, dopo 18 anni e con vari milioni di franchi di debito, il 9 gennaio 1993, visto che un parente sospettoso cominciava a fare domande su questi investimenti che non tornavano, o di cui tornavano solo poche parti, Jean-Claude crolla. In un solo giorno, anzi il giorno prima compra un fucile, in un solo giorno uccide la moglie e i 2 figli. Poi va a pranzo dai genitori, dopo mangiato uccide entrambi. Torna a casa, si impasticca, si riempie di pasticche, quanto basta per non morire, e dà fuoco alla casa. Nel rogo si salva solo lui. Ma di medici onesti ce ne sono, e quei corpi carbonizzati portano altri segni. Si cerca di capire chi sia il fortunato sopravvissuto e si scopre il mostro. Vi lascio i particolari, vi lascio il mostro, vi lascio le indagini, il processo, l'ergastolo che sta ancora ascoltando e la cui storia è stata narrata da un intenso libro di Emmanuel Carrère dal titolo L'avversario. Vi leggo soltanto la frase con cui si chiude questo libro. Ho pensato che scrivere questa storia non poteva altro che essere un crimine o una preghiera. Poi nel 2002 è diventato un film in Francia di Nicole Garcia e quest'anno è diventato anche una pista teatrale in Italia a cura di Alessia Oteri. Vi lascio il mostro perché io vorrei parlare del progetto e sebbene quello di Jean-Claude sia un progetto che ha dell'incredibile, perfetto, satanico nella sua articolazione, nella quale nulla è stato lasciato al caso, nel quale tutto è stato pianificato nei minimi particolari, pensate che cosa vuol dire per 18 anni mentire a tutti. Alla moglie, all'amante, ai figli, ai genitori, agli amici, ok? Pensate cosa hanno visto gli occhi di quei genitori. Si dice che il momento della morte ti passa davanti, vedi Dio, o ti passa davanti tutta la vita, no? Ecco, loro che cosa avranno visto? Tutta la vita andare in frantumi per colpa di quel loro figlio, quel loro amato figlio, che tolta la maschera, si è rivelato per quello che è e che Carrère chiama l'avversario assoluto. Con un termine della Bibbia che in ebraico si dice Satana.
ma ve lo lascio perché di fronte alla certosina maniacale banalità del male il pensiero sfugge. E ve lo lascio perché per me il pensiero, il progetto è altro. Progettare, dicevo, non è solo pianificare magari un omicidio, Dio non voglia. Progettare per me si coniuga nelle tre ipostasi del tempo. Per me progetto è l'ideale che, stando alle spalle, come il passato, illumina e orienta le mie scelte presenti. Per me il progetto è il senso di quanto accade nel presente. Per me il progetto è il compito di tenere aperto nel futuro lo spazio per la libertà mia e degli altri. Da un punto di vista filosofico, la questione del progetto, come dicevamo, diventa centrale quando nel 1927 Martin Heidegger, precisione al paragrafo 3, capitolo 31 di Essere e Tempo, ripensa la possibilità come categoria dell'essere, l'essere nei termini della possibilità. Ovviamente questa riflessione affonda le radici nel protoesistenzialismo di Kierkegaard, o prima ancora di Pascal, o prima ancora, se vogliamo, di Agostino, dove c'è tutto e se non lo trovate è solo colpa vostra. Però non vogliamo fare una storia del progetto, della parola progetto. Noi vogliamo pensare che cos'è il progetto, cosa vuol dire progettare. Quindi accontentatevi di Martin Heidegger. Sulla base della scuola fenomenologica e del pensiero di Karl Jaspers, penso soprattutto a Psicopatologia delle visioni del mondo del 1919, Heidegger coglie il fatto che la possibilità non è solo una modalità d'essere secondaria rispetto alla realtà e alla necessità. Mi spiego. Metto un po' i panni di Heidegger in questo momento. L'essere di una cosa, prendiamo questa penna, è, come dice Aristotele, pollakos legetai, si dice in molti modi. E tuttavia, tra i vari modi in cui si può dire, c'è una gerarchia. Che questa cosa, che questa penna sia qui adesso, è una realtà. Che questa penna poi possa finire nella mia tasca, fa parte delle possibilità che afferiscono a questa penna, sono accidenti di questa penna, riguardano questa penna, ma con un valore ontologico inferiore al fatto che lei adesso è qui, perché effettivamente questa penna è qui, la sua realtà è questa. Se poi interviene qualche cosa, ma potrebbe anche non intervenire, questa penna finirà nella mia tasca. Quindi vedete, la realtà è una modalità d'essere primaria, la possibilità è una modalità d'essere che deriva dalla realtà e ne deriva in modo non necessario. Diverso invece il discorso per la necessità. Che questa penna come oggetto reale debba dislocarsi in uno spazio, e magari anche in un tempo, e quindi debba necessariamente occupare uno spazio, questa è una necessità forte, al pari del fatto che questa penna è qui adesso. Questa penna adesso è qui, e in quanto sostanza sensibile deve essere necessariamente in un posto, e magari anche in un tempo. Ora, la realtà, la penna è qui, e la necessità deve essere in un posto se è una cosa reale, sono, scrivo in grassetto, sono, per questa penna un livello superiore rispetto al fatto che questa penna può finire nella mia tasca. Quindi nella visione aristotelica la realtà è la condizione di possibilità dell'essere delle stesse possibilità. Cioè prima di poter essere deve essere reale. In quanto reale deve essere e deve essere necessariamente in un posto. Poi potrò io prendere e portarla altrove. Quindi in un certo senso, dicevo, la categoria della possibilità in un discorso ontologico, poi diremo meglio ontico, è secondaria. Ora, la grandezza di Heidegger, lo ripeto, prende spunto dalla scuola fenomenologica, è aver visto che questa modalità dell'essere come realtà non è l'unica. Se io assolutizzassi l'essere, ok, della come realtà, io parlerei soltanto di ente, cioè di cose. E in un certo senso è giusto così, cioè tutto ciò che è cosa, okay? È presente. È la modalità fondamentale, con varie gerarchie, è la modalità della realtà. E tuttavia, dice Heidegger, questa modalità di interpretare l'essere, di comprenderlo, riduce tutto, anche l'essere stesso, a cosa. E se io invece cambiassi la lunghezza focale? Se io mettessi a fuoco diversamente l'essere e vedessi la cosa non più come sostanza, con i suoi accidenti, ma come soggetto, qui il debito con Cartesio è evidente, anche se poi Cartesio continua a usare il termine res, che vuol dire sostanza, no? Cioè, se io andassi a chiarificare, mettere a fuoco non tanto l'essere come una cosa, ma l'essere come una possibilità di essere, e come una possibilità costitutiva, non accidentale, ecco che avrei l'esistenza. Infatti il soggetto è colui che compie l'azione, l'uomo è colui che può, a partire da una realtà e con delle necessità costitutive, l'uomo in quanto soggetto è colui che esce da questo stato reale necessario e si determina, si definisce proprio in quanto possibilità
di realizzare qualcosa. La categoria della possibilità, che era secondaria nella concezione statica della sostanza, nella sua dinamizzazione diventa ontologicamente costitutiva dell'essere stesso del soggetto. Il soggetto è colui che può. A partire da questo, è ovvio, a partire, dicevo, da una realtà, da una necessità, del resto io non potrei se non fossi, ok? Ma questo è il discorso ontologico, e dal punto di vista ontologico noi adesso vogliamo distaccarci dal punto di vista ontico. Io sono possibilità, ontologico, io sono una cosa, ontico. Cambiando la lunghezza vocale vedo l'essere come possibilità, come progettualità. Io sto passando dall'essere come semplice presenza all'essere come esistenza. Ripeto, è un altro mondo, è una rivoluzione. Stiamo parlando dell'uomo, che non è solo ente, corpo fisico, ma è un corpo fisico che proietta, si proietta in quanto soggetto verso una possibilità di agire che non è più come la possibilità di questa penna di finire nella mia tasca, una possibilità accidentale. Diventa un'imprescindibile possibilità sostanziale. Il soggetto senza possibilità non è soggetto. Per il soggetto compiere l'azione, passare dalla potenza all'atto e quindi vivere nel mondo della possibilità, significa abbandonare la realtà statica per un'altra realtà, una seconda realtà, una realtà possibile. Mi piacerebbe chiamarla realtà 2.0 o realtà aumentata, arricchita delle sue possibilità. E questo diventa ontologicamente fondamentale, sostanziale. Ontologicamente è più la possibilità della realtà. Perché se il soggetto, che ora chiamo esistenza, fosse solo realtà, sarebbe morto, l'abbiamo detto mille volte. In quanto possibilità, invece, e quindi uscendo dai semplici parametri della necessità e della realtà, ok, cambio lunghezza focale, approfondo che cos'è l'uomo. Okay? L'uomo è un uomo capace, homo capable, dice Ricoeur. Pensavo di dire homo habilis, ma pensavo di fare un complimento all'uomo, ma mio figlio mi dice che homo habilis è ancora uno molto di meno rispetto all'homo sapiens, ok? È un uomo capace, ok? E questa capacità, questa progettualità è senza l'uomo. Attenzione, dice Heidegger, non c'è prima l'essere come realtà e poi l'essere come possibilità. Questo vale per la cosa. Questa penna sta qui e poi se interviene qualche cosa finisce nella mia tasca, ok? Per l'uomo non c'è prima lo stare e poi accidentalmente progettare l'essere possibile o l'essere altrimenti. Per l'uomo l'essere e il poter essere sono lo stesso. Ora, questa coincidenza di essere e poter essere noi la chiamiamo esistenza. Heidegger la chiama progettualità. Esistenza è progettualità, la capacità di possibilità ed è la natura stessa dell'esistenza. Ok? Abbiamo fatto un salto notevole. Adesso abbiamo messo al centro la possibilità. Sarebbe bello se il discorso sull'esistenza finisse qui, ma non è così. Dobbiamo dirlo. Lo sappiamo tutti che la possibilità rispetto alla realtà non c'è. La realtà c'è, la possibilità no, non è presente. O al massimo possiamo dire che è presente come assente. Quando un uomo possibile incontra un uomo reale, l'uomo possibile è un uomo morto. Ma con questo spostamento focale, con la messa a fuoco dell'essere come possibilità, abbiamo messo a fuoco qualcosa che non c'è. Abbiamo messo a fuoco un vuoto, uno spazio vuoto. Se vogliamo, uno spazio libero. Uno spazio libero che questa penna che sta e basta non ha. Non possiamo certo dire che la libertà sta in questa penna. La libertà di finire nella mia tasca. Invece la libertà di smettere di parlare, di continuare a parlare, di progettare quest'estate, sta nella mia possibilità, nelle mie possibilità come uomo, come esistenza e come libertà. Attenzione però, la libertà ha a che vedere con il nulla. Con questo vuoto che adesso viene messo al centro, come l'universo di Stephen Hawking, al centro un buco nero. Non è una cosa bella. Tutti abbiamo fatto esperienza del vuoto, di un'assenza radicale. La realtà è facile. La possibilità invece è l'essere nella forma del non esserci, del non esserci ancora. E magari senza nemmeno la necessità di dover essere. Io lo so che prima o poi arriva domani. Domani è un altro giorno, ha passato nottata, comunque vada. Tantarei, no? Ma la realtà che realizzerà questa cosa che io sto pensando, questa cosa che io sto sognando, questa cosa che io sto progettando, la realtà che io sto progettando non c'è ancora. E non è nemmeno detto che ci sarà, ok? O che ci dovrà essere. Capite quindi che al centro dell'uomo c'è un vuoto, c'è una realtà che non c'è. Eppure al centro dell'uomo un'esistenza. Dell'uomo come esistenza, questo vuoto è un rischio fantastico. In tedesco, Wagnis der Freiheit, il rischio della libertà. Ho parlato di lunghezza focale, differenza lunghezza focale. Ora vi faccio vedere questa cosa soltanto con un'immagine.
la riconoscerete subito, se vado bene, eccola. È un'immagine di qualche giorno fa, 22 marzo 2017. Il fotografo londinese Jamil Loveyman è immortala un istante sul Westminster Bridge, poco dopo l'attentato. Ebbene, la fotografia è un'ottima occasione per compiere questo passaggio tra l'ente e l'esistenza, tra l'essere della cosa e l'essere dell'uomo, dell'esistenza. Cosa dice questa foto? Nell'istante infrasottile, lo chiamerebbe Duchamp, del senza tempo, cioè senza relazioni, senza rimandare altro a quel che non c'è nel suo semplice stare, nella sua causalità, senza possibilità e senza progettualità, la foto dice che questa donna ha un velo, che questa donna sta camminando spedita, che questa donna ha un cellulare in mano, lo sta guardando e si sta disinteressando di quello che accade a fianco a lei. E che cosa sta accadendo accanto a lei? Un'altra donna sdraiata per terra con delle persone che cercano di prendersi cura di lei. Magari altrove potremmo immaginare un uso artistico della fotografia che dica di più di quello che dice, ma questa foto è cronaca, copia della realtà, che si ferma a un livello del mero stare, della presenza, di quello che c'è. Non dice la costellazione di possibilità, la progettualità, l'orizzonte di senso all'interno del quale un qualunque movimento potrebbe acquistare un significato. Questa donna è stata pubblicamente linciata, mediaticamente condannata. Ecco la velata indifferenza, si è detto, e immaginatevi come la cosa poteva montare. Ma se usiamo una lunghezza focale diversa, uso spesso questa espressione, qualcuno direbbe basta essere un po' intelligenti, potremmo dire attenti perché questa è un'istantanea, platonicamente è soltanto una copia dell'originale, che però perde la sua profondità, perde il senso, perde il dinamismo dell'azione e blocca un momento, un movimento, come se fosse una cosa. Ma questo non è una cosa, questo è un frame, è un frammento, un movimento. Grazie a Dio poi sono uscite altre foto dove si vede la stessa donna sgomenta. Wow, e questo l'ha salvata agli occhi dell'opinione pubblica. Il professor Salmeri nel suo intervento sulla felicità parlava di ideologiche ingiunzioni di felicità. Qui bisognerebbe parlare di ingiunzioni di sgomento, perché questa donna avrebbe dovuto mostrare dolore, avrebbe dovuto esibire lo sgomento secondo determinati canoni, ok? Altrimenti la velata indifferente poteva essere complice. Ora, se noi limitiamo anche il nostro stesso essere a una sola lunghezza focale, come in un'istantanea, perdiamo tutto l'orizzonte della possibilità, di tutto quello che non c'è, ma che è l'orizzonte di senso. Se ci fermiamo alla semplice presenza, diciamo che c'è questo, punto. Ma questo che cos'è? Niente. Sì, o meglio, c'è. Che cosa c'è in questa foto? C'è tutto, ma non c'è niente. C'è tanto, ma non c'è proprio nulla. Se ci pensate, non c'è l'attentatore, non c'è l'attentato, non c'è nemmeno la povera donna sull'asfalto, sì. C'è, ma non capiamo che è una donna soltanto dal fatto che, se vedete lì, gli stivali arrivano sopra i jeans fin sotto al ginocchio. Quindi immaginiamo sia una donna. Però per il resto non c'è niente. Non c'è nemmeno lo schermo di quel maledetto cellulare. Ok? Velázquez avrebbe disseminato specchi o riverberi da una parte o dall'altra per cercare di mandare degli indizi e dire qualcosa in modo obliquo. Ma questa è un'istantanea di cronaca, non è arte. Ok? Il senso della foto qua non c'è, va ricostruito. E l'insufficienza ontologica del c'è, del semplice c'è, è data dalla particella indeclinabile yesh, con cui l'ebraico biblico traduce il c'è, nel senso del si trova. Piccolo excursus, in ebraico i verbi sono stativi o attivi. Ebbene, la particella yesh non è un verbo stativo, come potrebbe essere yashab, essere seduto. Non è nemmeno un verbo. La particella è una semplice particella indeclinabile che indica una presenza priva di qualsiasi riferimento a uno stato o a un atto di essere. È un puro predicato di esistenza. Yeshish, c'è un uomo. È famoso il brano di Genesi dove c'è Abramo che chiede a Dio di salvare Sodoma, se magari se trovasse lì, forse in Sodoma c'è 50 giusti. C'è quel c'è, ok? Indeclinabile, poi 45, poi 40, poi 30, eccetera, eccetera. Ora, la possibilità di andare oltre la mera causalità di quello che c'è, questa noi la chiamiamo senso. Ecco quindi la prima definizione del progetto. Il progetto è il senso di ciò che c'è, il senso dell'essere. Quella capacità di cogliere non soltanto l'essere come semplice presenza, okay? L'essere impersonale, potrei citare Levinas, okay? Ma anche e soprattutto Platone. Epegena tes ousias, al di là dell'essere. Quella costellazione di elementi che costituiscono il significato di quel singolo atto, di quel singolo frame, di quel singolo movimento. Quella donna stava scrivendo, stava giocando, stava cercando i Pokémon, stava scrivendo a chi amava
sono salva. L'hai già saputo? Tranquillo, sono viva. Pensateci, c'è differenza tra un movimento e un gesto. Il movimento è un semplice cambiamento di stato. Il gesto è un movimento che realizza un senso. E il gesto a sua volta realizza a un livello superiore un carattere, un ethos. Che il movimento diventi gesto, più avanti parlerò di gesto teatrale, vuol dire che si inserisce all'interno di un orizzonte di cose che non si vedono, ma questo che non si vede dà senso all'essere, di quello che si vede, di quello che semplicemente c'è, né è l'ethos, né è il senso. Come del resto diceva Nietzsche, i fatti sono stupidi. E tuttavia bisogna dire che il senso, come l'interpretazione, è un'aggiunta a quello che semplicemente c'è. È un di più, non è necessario. De Chirico potrebbe mettermi in un divano sulla spiaggia senza che questo voglia per forza richiamare un senso, una teologia. E non è un caso che per una simile aggiunta spesso si chiami il divino. Dio è colui che per definizione aggiunge una dimensione altra, inaspettata, è ciò che dà valore a ciò che pare non averne, o che magari è solo quotidiana presenza. Dio è il progetto per eccellenza, come accade alla vita di Giuseppe, l'artigiano di Nazareth, la cui quotidianità incontra un'aggiunta sconvolgente che darà un senso totalmente nuovo alla sua vita, e non solo, non per niente, Giuseppe, Yosef, vuol dire Dio aggiungerà in ebraico. Ma lo ripeto, il senso non è necessario, è un'interiore esigenza di ogni uomo, questo sì, ma di per sé. Esso sta nella dimensione del possibile. In definitiva, il progetto è il senso che acquista una cosa quando è compresa, e solo quando è compresa in relazione alle altre, alla costellazione di elementi che lo circondano, quello che Heidegger chiama il Mitsein, il conessere. Ma che non sono questi altri elementi se uno non li fa parlare, se non li chiama alla relazione, se non li chiama all'essere. E così anche una pietra scartata dai costruttori può acquisire essere se un bambino ci gioca e le dà senso, come dice Eraclito, o come dirà tra un po' Paul Klee, come vedremo. Per questo, coniugato al presente, il progetto è il senso dell'essere, ed è l'essere stesso che però non è palese ed emerge solo nell'opera di ricerca e di disvelamento, verità, della costellazione di relazioni che chiama all'essere, dona uno spessore ontologico alla particella indeclinabile Yesh, che altrimenti sarebbe solo c'è. Rispetto al presente, infine, il progettare è il compito di dare senso, retterazione nel Vangelo, logon didonai in greco. Ma questo, quanto detto, basti per il senso del presente, progetto come senso del presente. Torniamo alla tragedia di Jean-Claude Roman e vediamo come il progetto si possa declinare, anzi coniugare, anche al passato. Nel momento in cui Jean-Claude non si è dato la possibilità del fallimento, non ha visto né accolto alternative. È come se avesse rifiutato la domanda di senso. Egli ha smesso le vesti dell'esistenza che progetta e anziché assumersi la responsabilità di dare ragione, logo di Donai, a quel che gli accadeva, anziché dare un senso, cioè progettare il proprio fallimento, elaborare la propria finitudine, gestire la propria frustrazione nel presente, Jean-Claude ha preferito adagiarsi all'ombra di una proiezione che chiude. Egli ha quindi calcolato, calibrato, pianificato tutto nella prospettiva dell'impossibilità di essere altrimenti. Non altrimenti da come era, ma altrimenti da come doveva essere, secondo i dettami del sé grandioso che si era andato costruendo negli anni, murato vivo nel suo cattivo progetto, che chiama infatti proiezione, e per lui progettare voleva dire aderire ad una forma rigida. Lui doveva essere laureato, lui doveva essere professionista di successo. È come un passato ingombrante. Questa proiezione oscurava il suo futuro. Progettare per lui non voleva dire aprirsi al futuro, ma chiudere ogni possibile futuro nella gabbia d'acciaio delle aspettative, proprie e altrui. Per lui il progetto era già sempre alle spalle. Per questo parlo di proiezione. Avanti aveva solo l'abisso. E al suo differimento ha dedicato tutte le energie. Coniugato al passato, il progetto può essere l'ideale che guida, la proiezione che ingabbia. In entrambi i casi il possibile si coniuga come ciò che non c'è, come ciò che non c'è più, che si distende la propria ombra sul presente e sul futuro. È il progetto nel senso comune del termine, no? Che sta alle spalle come un ideale che accompagna la vita, sempre imperfetto, da calibrare, adattare al presente, ma mai vinto del tutto dai vari fallimenti e dalle frustrazioni del presente, proprio perché è ideale e quindi è radicato nel passato, nel cammino di formazione dell'io stesso, ha una sorta di parusia, presenza dell'ideale in realtà, che lo pone al sicuro dalla tignola, dalla ruggine. Ma dobbiamo distinguere progetto e proiezioni. Esistono molti modi di proiettarsi al di là del presente e sfuggire così alla solitudine, alle angustie del fallimento dell'esistenza.
E sono le proiezioni nel lavoro, nel successo, nelle auto magari con gli interni di velluto come Jean-Claude. Queste possibilità non rappresentano in sé qualcosa di determinato, ma possono diventare vie di fuga che, stimolando dopamina, risvegliano l'esistenza dal suo torpore nell'anonimato. Tuttavia, simili vie di fuga, ma proprio in quanto vie di fuga, durano il tempo del loro presente. Poi lasciano un vuoto maggiore, magari dipendenza. Il professionista che pone la propria realizzazione nel lavoro, il ragazzo che fida la propria autostima nell'approvazione del gruppo, non sono progetti, sono proiezioni che, al pari di alcol e droga, si compiono rispetto a oggetti immaginari. E se danno l'illusione del progetto perché operano con il possibile e allo stesso modo trascendono, ma proprio perché operano con il possibile che non c'è e in quanto assente, opaco e fumoso rispetto al presente reale, sono doppiamente rischiosi. Di per sé le proiezioni sarebbero naturali, rappresentano un'energia psichica positiva e funzionale alla realizzazione della vita della vita come progetto. E tuttavia vi può essere chi, come Jean-Claude, passa di proiezione in proiezione fino a perdersi in un tragico labirinto di assenze, menzogne, ombre, che distendono sul futuro e annientano ogni possibilità. Ma laddove il tempo del progetto è un futuro imperfetto, cioè aperto, il tempo delle proiezioni, di Jean-Claude, è inevitabilmente un futuro perfetto, cioè chiuso, tragicamente perfetto. Detto altrimenti, Jean-Claude si è dato una serie di forme che hanno ucciso la vita sua e ancor più di chi gli era vicino. Ora, non dobbiamo banalizzare quello che è accaduto, ma possiamo sondare l'abisso della libertà. Jean-Claude poteva fare quello che ha fatto, ok? E alla luce di questo, però, possiamo capire che cos'è il tragico rischio della libertà. Più avanti parlerò di ottimismo tragico. La libertà ha tra le sue innumerevoli possibilità la possibilità anche di uccidere la libertà stessa, di tradirla, non accettandone le possibilità. Ma senza possibilità la vita si chiuderebbe in una forma senza via di uscita, se non la tragedia finale. Questo non vuol dire che chi non ha ucciso, chi non ha violentato la vita e l'altrui esistenza non l'ha fatto perché non poteva. Al contrario, Jean-Claude ci insegna che lui poteva, ma anche non poteva, poteva non uccidere i suoi figli. E allo stesso modo noi potevamo essere vittime dei nostri genitori. E se questo non è accaduto, non vuol dire che ciò era impossibile, ma era possibile. Se loro non l'hanno fatto, non l'hanno fatto perché non volevano farlo, perché erano liberi di farlo, perché ci amavano. Noi siamo frutti di un atto di libertà che ci ha chiamato all'essere, che ci ha lasciato la possibilità di essere. Noi siamo tutti figli della libertà. E in questo mi piace pensare, visto che abbiamo detto che la libertà ha a che vedere con il nulla, mi piace pensare che siamo tutti figli di Epimeteo. Ve lo ricorderete, il mitico fratello maldestro di Prometeo nella mitologia greca. Altro che maldestro, era un genio, la sapeva lunga Epimeteo. Epimeteo è quel titano, angelo, diacono, che si occupa della distribuzione di talenti e così facendo si imbatte nella bellezza dell'essere umano. Egli è il mediatore sapiente che lascia nudo l'uomo, cioè distribuisce agli altri tutte quante le qualità e lascia l'uomo vuoto, okay? Segna la sua libertà, segna il suo destino. Smemoratezza? No, secondo me no. Secondo la tradizione Epimeteo, a differenza di Prometeo, che è colui che prevede, Epimeteo è l'imprudente, colui che impara sempre dopo, no? Prodigo di talenti, dimentica l'uomo. Ma questo non è un fallimento, questa è una bellissima opera d'arte. Okay. Egli ha dato a ogni vivente quel che gli serve per vivere e provvidenzialmente non ha dato niente all'uomo, ha fatto l'uomo privo di tutto. Seguendo il criterio della bellezza, criterio che gli dèi avevano affidato entrambi, Prometeo ed Epimeteo, come canonico, Epimeteo dona all'uomo la sua nudità, la sua indeterminatezza, imperfezione, incompiutezza, possibilità. Condizionato da null'altro se non dalla propria indigenza, l'uomo può, anzi, non può che potere. Non avendo nulla, è tutto potenza. Ma questo l'uomo non lo capisce. L'uomo ha un atavico horror vacui, come dice Pascal, al punto che riempie ogni spazio, ogni vuoto, arreda ogni angolo, ammazza ogni tempo, quando il tempo invece servirebbe vivo. E lo spazio servirebbe vuoto, perché proprio il vuoto è la condizione del movimento, della vita stessa. Ed è questo quello che ha fatto Jean-Claude per 18 anni, ammazzare il tempo in un parcheggio di un centro commerciale senza costruire nulla dietro alla cortina fumogena che aveva creato intorno a sé. E questo è ciò che rende davvero assurdo il destino di Jean-Claude, il destino che si è scelto. Non si tratta solo della tragedia della libertà, poteva, ok? Ma anche ad una differente lunghezza
focale della tragedia della identità, non dandosi possibilità, non è nessuno. Chi è Jean-Claude? Chi c'è dietro la maschera? Niente, ancora una volta, niente, nulla. Ma questo non è il vuoto come condizione di possibilità della possibilità. Questo è un nulla esistenziale che fa rabbrividire, una sconvolgente assenza di senso, come emerge anche dalle carte del processo. Una nuova banalità del male, che Alessia Oteri, nella sua rappresentazione teatrale, riassume in tre parole che fa dire al protagonista: io penso bianco. Piani senza progetti, vuoti senza possibilità. È successo, poteva ancora succedere e potrà ancora succedere. Ma com'è possibile, ci chiediamo noi, spettatori? Sembra un romanzo. Ma dietro, che so, Vitangelo Moscardo di Pirandello, c'è qualcuno, c'è lui, c'è Vitangelo, che ha avuto un'epifania, una rivelazione sulla vacuità del tutto e ha scelto la maschera come cammino di smascheramento e di sformazione della propria identità. Ma dietro Jean-Claude chi c'è? Nessuna epifania. La semplice domanda perché lo fai non trova risposta. E la memoria va a un'altra domanda, quella fatta da Adolf Eichmann: perché ti sei arruolato nella SS? La risposta è agghiacciante. Warum nicht? Why not? Perché no? Vitangelo ha pur sempre uno spirito e un istinto metafisico. Per lui, fuori dalla maschera, fuori dalla forma, c'era vita. Opaca, indefinita, ingarbugliata, ma viva. Jean-Claude, invece, è la banalità del male in persona. Per lui, fuori dalla forma, c'è solo la morte. Qui c'è più Camus che Pirandello. Più assurdo che umorismo. Facciamo chiarezza. Una cosa è fondare la propria esistenza sulla possibilità e su quel non c'è che è condizione di possibilità della nostra libertà. Una cosa invece è nullificare, annientare la vita in una forma, in una gabbia d'acciaio, che è menzogna. Per questo, come dicevo, ci può aiutare Camus. E penso al Caligola di Camus. Nelle sue varie edizioni, ho presente il manoscritto del 1941 del Caligola, Camus ci presenta la libertà, il paradosso della libertà, come liberazione da qualsiasi legame mondano attraverso un sacrificio, un martirio di un tiranno salvatore, Caligola stesso. Permettetevi, racconto anche quest'altra storia. L'imperatore Caligola è devastato dalla sofferenza per la morte della sorella amante Drusilla. Ha visto il suo corpo decomporsi, il suo calore svanire. Quel corpo tiepido e pesante era l'unico contatto di Caligola con il mondo, con la natura. La sua, cito, verità morbida e calda era per lui la vita. Ora la morte diventa occasione, non stiamo qui a disquisire se è tra le varie edizioni di quest'opera per cui forse la morte di Drusilla è la causa prima o solo l'occasione secondaria, per l'atto supremo di liberazione di tutta l'umanità dalla sofferenza. Caligola decide di addossarsi cristologicamente tutto il male del mondo, commettendo però il peggior crimine che si possa immaginare: uccidere tutta l'umanità. E tuttavia, proprio per la sua assoluta, radicale, iperbolica follia, questo crimine non può avere luogo, rimane un progetto. Ma abbiamo detto che il progetto ontologicamente è più della sua realizzazione. E così, con la scusa di risanare le casse dello Stato, dell'impero, Caligola obbliga tutti i cittadini romani a far testamento in favore dello Stato. Quindi li condanna a morte, tutti. E in essi l'umanità intera. Ma quel che conta è che l'esecuzione della condanna è sospesa, a tempo indeterminato. Così che ogni cittadino romano, sotto la scure della morte, sia finalmente libero. Libero dai tormenti quotidiani, dai rigacci dell'ente, dal dover chiudere il bilancio, e possa guardare in faccia la propria umanità, finalmente da una posizione di vera e piena libertà. Libertà profonda, dice Caligola, il mostro, lui stesso si definisce il mostro, perché non esiste che una sola libertà, quella del condannato a morte, cito, perché tutto gli è indifferente, al di fuori del colpo che farà scorrere il suo sangue. Che poi la sentenza non troverà applicazione, che solo lui, alla fine, Caligola, patirà il supplizio che aveva immaginato per tutta l'umanità. Questo darà, almeno nel manoscritto del 1941, uno spessore cristologico quasi salvifico a tutta la scena. Ma qui il sentiero del mostro, Caligola-Jean-Claude, si divide. Dove la morte di Caligola chiude il cerchio della peripezia tragica, la vita di Jean-Claude continua tutt'oggi. E tiene dolorosamente aperto il paradosso di quel mostro incomprensibile che è l'uomo, Pascal, sul cui volto
a volte, possono apparire le sembianze di quello che Emmanuel Carrère chiamava l'avversario assoluto, Satana. E tuttavia non vi sarà sfuggito che abbiamo fatto uno slittamento. Tra Jean-Claude e Caligola siamo passati dal piano della realtà al piano della letteratura. Okay? Anzi, in questo caso al piano del teatro. L'ho già detto altrove che la filosofia è incapace di affrontare il problema del male in tutta la sua radicalità, perché non riesce a darne conto fino in fondo. Lo possiamo pensare nella forma della narrazione, come sto facendo io, lo possiamo, tramite essa, possiamo condividerne la sofferenza, ma spiegarlo è un'altra cosa, è tutta un'altra cosa. Ebbene, la letteratura, ma anche il teatro e anche l'arte, proprio in quanto è narrazione, è osa laddove la filosofia è indugia, incerta, così dà l'illusione di poterne venire a capo, di costruire mondi in cui abbiamo l'illusione di poter abitare. La filosofia sa che è una finzione, ma anche la letteratura lo sa, l'ha sempre saputo. Ma in una società liquida va da sé che ogni ricerca è ricerca della forma. E da sempre, soprattutto nella forma del teatro, la letteratura mette in scena il conflitto tra Apollinio e Dionisiaco, tra forma e vita, tra l'inadeguatezza della forma, nel dire la chiarezza della vita, e l'opacità della vita, che sfugge alla chiarezza e alla distinzione della forma. Ma come veniamo a capo di questo conflitto? I modi sono due. Uno l'abbiamo già detto, la via dell'aggiunta di senso, la del logon di Domei. L'altro è quello della sottrazione del segno. E il teatro, soprattutto il teatro del Novecento, sceglie, anzi, è questa via. Se prendiamo Grotowski, per un teatro povero, fondamentale manuale del teatro, per chi vuole fare teatro, ebbene, l'attore lavora di fronte a un pubblico con il proprio corpo. È chiamato quindi a compiere un'opera di denudamento da tutto ciò che può ostacolare la relazione con lo spettatore. Non si tratta di destrezza della cortigiana, ma del superamento delle barriere della resistenza di chi dona, del vero atto d'amore. Il teatro è un atto d'amore. Questa sottrazione del segno ha portato il teatro a eliminare gradualmente tutto ciò che si poteva eliminare. Il trucco, i costumi, la scenografia, le luci, la musica, a volte persino il palcoscenico, con gli attori che recitano in mezzo al pubblico. Ma che il teatro fosse un'opera di sottrazione e non solo del superfluo, per concentrarsi, potenziandola su quella linea sottile della relazione tra attore e spettatore, tra forma e vita, tra finzione e realtà, l'aveva già pensato Luigi Pirandello negli anni 20. La didascalia dei sei personaggi in cerca d'autore, proprio all'inizio, recita così. Troveranno gli spettatori entrando nella sala del teatro alzato il sipario e il palcoscenico come di giorno, senza quinte né scena, quasi al buio e vuoto, perché abbiano fin da principio l'impressione di uno spettacolo non preparato. Due scalette, una a destra e una a sinistra, metteranno in comunicazione il palcoscenico con la sala. Il vuoto creato dal palcoscenico prima spiazza lo spettatore, che non sa dove fissare lo sguardo, dove mettere a fuoco, poi lo attrae e lo trascina al centro, chiamandolo non solo alla catarsi dell'immedesimazione, ma alla responsabilità del ruolo. La linea tra la definizione, la linea tra la finzione e la realtà si assottiglia sempre di più. Il sipario è già sempre aperto e l'immedesimazione non finisce. Seduto in platea l'attore, c'è lo spettatore, c'è l'attore che gli recita a fianco e lo spettatore non sa se sta vedendo la vita o la realtà. Tornando a casa, lo spettatore è ancora dentro il dramma. La sovrapposizione si fa confusione. Pensate, mentre la catarsi aristotelica era possibile nel teatro greco perché lo spettatore si calava nel personaggio e condivideva sentimenti di terrore, di pietà. Ma se cade la quarta parete è il sipario, che separava il noi dal loro, il sacro dal profano, il processo di immedesimazione è indefinito. La soglia può essere dappertutto e lo spaesamento, l'incertezza del limite tra finzione e realtà proiettano l'uomo nel dramma. È un po' quello che sulla scia di Pirandello vuole Bertolt Brecht quando pensa a una recitazione straniata. Cioè, un attore, mentre recita Amleto, si deve vedere che non è Amleto, ma che è un attore che sta cercando di recitare Amleto. È un uomo moderno che sta cercando di recitare Amleto. Ecco l'abbattimento della quarta parete, come la chiama Pirandello. Per secoli l'attore è stato elevato sull'altare illuminato del palcoscenico, distante, truccato, calzato di coturni, sacro. Ora la quarta parete diviene un limite sottile che unisce palco e realtà, in un incontro che spiazza lo spettatore. Ed è quello che è successo. Alla prima dei sei personaggi in cerca d'autore, al Teatro Valle in Roma, ieri, il 9 maggio, ma del 1921, che ha fatto il pubblico? Non ha compreso nulla di quello che stava accadendo. Cominciò a mormorare, alla fine interruppe lo spettacolo, fu un fiasco storico, anche la critica.
ma ci stava tutto. A Pirandello, e Pirandello lo sapeva, perché la sottrazione del segno, l'abbattimento della quarta parete, è un progetto, è una forma di progetto, un progetto che però è coniugato al futuro, un progetto che apre, che mette in gioco e che rischia. Non è più alle spalle come un ideale o una proiezione. Ora è sbilanciato al di là del limite tra reale e possibile, un limite che divide e unisce al tempo stesso. E il discrimine sta sempre lì, nella lunghezza focale, nella differente messa a fuoco che noi facciamo del nostro oggetto. Messa a fuoco, bene, che è la linea sottile che separa la finzione dalla realtà, diviene uno spazio vuoto in cui il soggetto si perde. E questa perdita cosa genera? Un nulla, che chiama l'uomo alla responsabilità di costruire quello che verrà. Ma di che cosa stiamo parlando? Della finzione o della realtà? Stiamo parlando della linea sottile in cui la possibilità apre le porte alla realtà. Il vuoto è il motore del futuro. Ma facciamolo dire a chi lo sa dire meglio di me, Heidegger. Torniamo al mio mestiere, la filosofia. Nel 1952 Heidegger tiene una radioconferenza che rimarrà storica. Che cosa significa pensare? Ebbene, giocando con le parole, e Heidegger piace giocare con le parole, ma ne va sempre dell'essenziale, dice che pensare è qualcosa che non abbiamo ancora iniziato a fare. Perché pensare non vuol dire fare calcoli, ma cogliere l'impensabile. Ciò che è da pensare, che si distoglie sempre dall'uomo, si sottrae. Per Heidegger pensare è un'altissima missione, che tuttavia si alimenta della propria impossibilità. Non tanto per la nullità dell'oggetto, quanto per la sua inafferrabilità, ineffabilità, per il suo sottrarsi, di nuovo la sottrazione. Ebbene, proprio questo dislocarsi altrove, dice Heidegger, ci attrae, ci trascina con sé e ci mette in marcia, auf den Zug. Ma allo stesso tempo, così il pensiero percepisce, termine con cui Heidegger traduce il noè in greco, percepisce questo da pensare. Ed ecco che l'essere è questa presenza, questa parosia, una presenza non certo pacificante, perché è fondata sull'impossibilità, è la presenza di un assente, e quindi per noi è sempre piena di mistero. Il pensiero staziona su una linea sottile che divide la semplice presenza senza presente, lo yesh, il c'è senza verbo, dal presente senza presenza, la cui presenza è solo indicata. Non ci può aiutare certo il pensiero razionale, il calcolo. Secondo Heidegger, uno sguardo al di là della linea lo può mandare la poesia. Secondo me, il teatro. Ora, se sostituiamo progettare a pensare, sostituzione che Heidegger già fa, la cosa funziona davvero. Progettare è progettare l'improgettabile. Quindi non pianificare qualcosa di effettivamente reale, ma tenere aperto lo spazio per quello che deve ancora venire. Ma non come qualcosa di esterno ed estraneo, bensì come qualcosa verso cui la nostra intenzionalità già da sempre ci ha proiettati. Questa è l'esistenza, progetto che si distende in avanti in un futuro che, se da un lato ha la forma della impossibilità di essere predetto, okay, dall'altro ha anche sempre la forma del presente possibile, cioè la forma della ricerca sempre e ulteriormente di realtà. Non c'è futuro senza progetto, senza un progetto alle spalle, che altrimenti sarebbe soltanto un accadimento. Ma di che stiamo parlando? Dell'eros di Platone. Il progetto è un possesso nella forma della ricerca ulteriore, di una ulteriorità che c'è solo sotto la condizione della ricerca stessa. È la ricerca che ne dà valore, le dona senso. Il progettare è il destino dell'esistenza, sempre assetata di futuro, ma allo stesso tempo sempre ebbra di una presenza che non la sazia mai. Del resto, non abbiamo mai ancora veramente pensato ciò che era da pensare. Non abbiamo progettato ciò che era da progettare per eccellenza, dice Heidegger. Ma che cosa dobbiamo progettare? Appunto, ciò che è da progettare. Ciò che per natura si sottrae al progetto. E che Pascal riesce a dire soltanto nella natura del pensiero sfuggito. Lo volevo scrivere, scrivo invece che mi è sfuggito. Quanto è più meritevole di essere progettato, si disloca oltre i nostri progetti. Rimane sempre incompiuto. Da progettare, da pensare, imperfetto, da adempiere. L'autentico progettare, declinato al futuro, in un certo senso, lo state pensando anche voi, delude. Ci lascia nudi, non ci dice nulla, come già Epimeteo. E tuttavia solo così non decade nella proiezione o nella chiusa ideologia, ma rimane aperto come un ideale. E nella delusione ci lascia il compito a noi di riempire il vuoto. Anche se questo, di non riempire il vuoto. Questo sarebbe facile, i tappabuchi non mancano, come dice Bonhoeffer, ma ci lascia il compito di realizzarlo nella nostra libertà. Progettare l'improgettabile vuol dire essere intenzionalmente proiettati verso un futuro, riconoscere il diritto del possibile in un'erotica della libertà che si disegna nello spazio aperto della responsabilità.
diritto del possibile meriterebbe più spazio, e quindi lo riassumo soltanto anche qui con una battuta, con un aneddoto. Jean-Paul Sartre, un vecchio alunno, lo va a trovare durante la guerra e gli chiede un consiglio. Il fratello è morto durante la resistenza, il padre è passato con i collaborazionisti, la madre è anziana. Che fare? Unirsi alla resistenza e fuggire oltre manica? Restare a fianco della madre? La risposta di Jean-Paul Sartre è sconvolgente. Sei libero, inventa. La libertà è creazione. Questo non vuol dire che tutto è possibile, o che è lo stesso che comunque fai sbagli. Vuol dire piuttosto che qua nessuno c'ha il libretto di istruzioni. Un manuale tecnico della libertà, come dice Kant, non è disponibile, non è sul mercato. La scelta sta a noi, il faut choisir, grida Pascal. Libertà è assumersi il rischio della scelta. Ora siamo giunti al cuore del nostro viaggio, e anche abbastanza avanti col tempo, e come facciamo a dire la polifonia del progetto della libertà tra passato, presente e futuro, la sua ricchezza, la sua ambiguità, con un'altra foto, con un'immagine che avete trovato sulla locandina di questo incontro. Un angelo. Paul Klee ha da sempre disegnato angeli. Il più celebre è l'Angelus Novus del 1920, ma poi ha fatto una serie interminabile di schizzi tra il 1939 e il 1940, tutti raffigurati come se fossero dei bambini e disegnati da bambini, quindi anche in movimento, sfocati, strani, brutti. Ora vi è un mondo in cui da un lato c'è il progetto perfetto, l'idea perfetta e divina, dall'altro c'è l'uomo, piccola parte dell'universo che porta in sé i segni della propria finitezza, ma che di fronte all'infinito diventano i segni della propria nullità. Ebbene, in questo mondo che fa l'angelo? È una potenza mediatrice che rivela all'uomo l'aggiunta di senso per eccellenza. E per quanto l'angelo si manifesti con umanità, non temere Maria, l'Epifania, nel momento in cui ci rivela all'uomo il progetto salvifico, conferma all'uomo la sua finitezza, la sua nullità, l'umiltà della sua serva. L'Epifania, più che rivelare il divino, rivela l'uomo. È uno specchio perfetto in cui l'umano, specchiandosi, che cosa vede? Tutta la propria imperfezione. L'Epifania, quindi, ancora una volta, prima spiazza, poi attrae l'uomo dentro lo specchio, come succede nel dramma di Caligola, che alla fine sembra entrare dentro lo specchio, ma nello specchio non c'è Dio, non c'è la perfezione. Lo specchio è perfetto, sì, ok? Perché mi dà l'umano, è divino lo specchio, ma nello specchio c'è l'uomo. E l'uomo nella sua essenza, la sua nudità, la sua possibilità, la sua libertà. Ecco quindi che c'è chi reagisce con l'umiltà di Maria, che riconosce e confessa i limiti della condizione umana, e c'è chi reagisce con la tracotanza di Faust, del Faust di Goethe, umiliato e annichilito dall'infamia e dal ridicolo di aver subito il rifiuto dello spirito, non sa ancora chi è Mefistofele, di farsi simile a lui, e allora affoga nella cenere dell'alchimia fallita come un verme sconfitto. Questo è Jean-Claude. Ora, se la libertà di Maria si trasfigura in accettazione libera dell'assoluto, del progetto divino, la libertà di Jean-Claude, scusate il paragone irriverente, si trasfigura in una tragedia senza riconoscimento. E tuttavia, questo mi preme dirlo, c'è una possibilità che Klee vede, la possibilità che l'umano non sia nulla, ma che la finitezza, la sensibilità, il corpo, il tempo, lo spazio e tutte quelle categorie della semplice presenza, lo yesh, anonime e anodine, siano invece già un miracolo, mirabile, stupefacente. Il taumazia in greco, la meraviglia greca, muoveva proprio da questo, lo stupore del c'è, dell'essere che si manifesta nella semplice, nuda presenza, pur nella sua natura morta di mero ente, è pur sempre un essere, non nulla. Torna De Chirico, e con la letteratura direi Kafka, che insieme a Klee smascherano l'ovvietà. Non esiste ovvietà, tutto epifania dell'essere piuttosto che il nulla, ma questo è un altro mondo. E in questo secondo mondo, l'angelo mediatore tra iperuranio e il mondo sensibile, quando arriva sulla terra con il suo carico di pienezza, col suo evangelo, si scontra con l'imprevisto, la bellezza di ciò che c'è, che non è la bellezza della perfezione, ma è la bellezza della imperfezione, della possibilità di sbagliare. L'angelo di Klee scende sulla terra, novello Hermes, ne rimane catturato. Non può rinnegare la perfezione, è ovvio, ma l'armonia delle imperfezioni, la polifonia delle prospettive, la libertà di errare, lo inebriano. Lucifero fu il primo, ma poi peccò di Iubris,
non poteva ammettere a se stesso di aver sbagliato e rimase murato vivo nella gabbia d'acciaio del proprio orgoglio ferito. Se avesse ammesso di aver vestito i panni dell'imperfetto, e che gli era pure piaciuto, ma ti pare che non avrebbe trovato grazia presso Dio? No, Lucifero no, colui che porta luce non può come Jean-Claude. E allora cambia nome, cambia destino, diventa Satana. Ebraico, che vuol dire? Colui che accusa se stesso per primo, l'avversario di se stesso. È come lo Jean-Claude Carrette, chiude volontariamente il proprio futuro, sceglie il proprio inferno. Parlo esplicitamente dello Jean-Claude di Carrère, perché io conosco la letteratura, va detto, non la vita. Lungi da me dire qualcosa su Jean-Claude che non conosco, cioè quello reale, ok? Quello che oggi sconta ancora la pena, che non so che cosa pensi, che cosa voglia, che cosa farà, ma dico che diabolica è la pretesa umana di perfezione e di chi veste i panni dell'umano senza sapere che il suo nome è cenere e il suo destino, il destino del finito, è finire. Diabolica è l'incapacità di confessare che il senso è altrove. Ma torniamo all'angelo. C'è un passo enigmatico nel libro della Genesi che narra di una lotta, apparentemente senza motivo, di Giacobbe con un angelo. Strana lotta, anche perché l'uomo non esce sconfitto, ma riconosciuto. L'uomo chiede all'angelo il suo nome, questi non gli risponde, gli richiede a sua volta il nome, e lui lo dice, Giacobbe, e l'angelo gli dice, no, tu d'ora in poi sarai Israele, gli cambia nome, gli cambia destino. All'uomo non resta che il non nome dell'avversario divino e la ferita ad un'anca, perché Giacobbe, Israele, adesso rimane zoppo, a memoria del confronto invitto col divino. Ma soprattutto quel che resta a Giacobbe è la propria vita. Si è scontrato col divino e anziché morire come doveva essere, può ancora qualcosa. Eccolo, l'autentico oltre uomo, Israele, ora Giacobbe, ha un nuovo futuro. Ma a me piace rileggere questa storia dall'altra parte, con l'aiuto di Clay, ex parte angeli, dalla parte dell'angelo, al quale dopo il combattimento che cosa resta? Solo il nome dell'angelo. Quello stesso nome che cambia per Giacobbe e per Lucifero, per l'angelo che viene dall'Eterno e vi rimane fedele, è già sempre il suo destino, il nome, e non può cambiare. L'angelo non può, l'uomo può. E l'angelo rimane quindi quello che è, angelo, messaggero, mediano, demone, soglia, meticcio, gnoseologicamente superiore all'uomo perché viene dalla verità, ma ontologicamente, l'abbiamo detto, inferiore all'uomo, perché è ancorato, relegato su religione, all'Eterno. Non ha quella realtà, quella possibilità, quella calda verità caduca che piacque a Lucifero e che ancora non ammette di invidiarci. La lotta tra l'uomo e l'angelo non termina con un vincitore, ma con un capovolgimento, splendidamente anticipato dalla Cabala dei Numeri. Questa narrazione avviene nei versetti 23-32 del libro 32 della Genesi. Singolare palindromico rovesciamento. Ecco, quest'angelo qua non smette i panni del suo destino. Continua a fare da mediatore tra cielo e terra, ideale e reale, pensiero e vita, e tuttavia, dopo la lotta con l'uomo, rimane ebro di umanità, intuisce fulmineamente il grande mistero dell'insarcosi, l'incarnazione. Un Dio che non creasse, un Dio che non si rivelasse, un Dio senza uomo, sarebbe un meno Dio, un Dio minore, un Dio solo, e solo l'incarnazione lo realizzerebbe pienamente. Similmente, il pensiero senza vita, l'ideale senza reale. E l'angelo rimane fulminato da questa intuizione, dilaniato tra umano e divino. L'angelo, dopo il corpo a corpo con l'uomo, dell'angelo non gli resta che il nome, guardatelo, è un bambino, appena nato al mondo. Ha una testa enorme, è un saputello, sapientino, ok? E il titolo di questo quadro, infatti, è Al Kluger Engel, angelo sapientino, saputello, perché le cose le sa, viene dalla verità. Ma ha timore del suo stesso sapere, del suo stesso essere, si nasconde, vedete, ha uno sguardo impaurito, come fosse precipitato da un altro mondo, in effetti l'abbiamo detto, è neonato il mondo, e fissa strabico con un occhio il cielo e l'altro la terra. Cerca ostinatamente di tenere insieme i due mondi, quello da cui viene e quello che ha conosciuto e amato. Più uccello che angelo, se ci fate caso, no? Grandi ali puntate verso l'alto e piedi piantati maldestramente per terra. Umano, troppo umano per aspirare a tornare in paradiso, ma pur sempre angelo nel nome e nel destino. Strano angelo, deformato dallo sforzo simbolico, simballo vuol dire mettere insieme, diavolo vuol dire invece separare, ok? Sfigurato, deformato dallo sforzo simbolico, alla fine diventa zoppo. Non Giacobbe, ok?
che è zoppo dopo la lotta con l'angelo. No, qui è l'angelo che esce zoppo nel tentativo di abbattere la quarta parete tra l'assoluto e la realtà. C'è infatti un altro quadro, un altro disegno, non ve l'ho messo così per lasciarvi un po' di curiosità, andatelo voi a cercare, dove c'è un altro angelo disegnato così, zoppo, e il titolo è Maleducato nel camminare. Ancora, bellissimo, ancora maleducato nel camminare. Andatelo a cercare perché è bellissimo. Ecco che cos'è il progetto. Il progetto è l'angelo. Come l'angelo di Clay non è mai compiuto, essere di mezzo tra divino e corporeo. E nel momento in cui tiene insieme l'impossibile, dai, diciamolo, è destinato a fallire. Non è una proiezione, non chiude, apre, come il palcoscenico di Pirandello. È vuoto, perché nel vuoto si distende la realtà e la libertà. In esso c'è spazio per la creazione, la possibilità, la progettualità. Se il progetto fosse chiuso, sarebbe Jean-Claude che si chiude fino ad autodistruggersi, come Lucifero, e non accetta la possibilità di sbagliare. Invece il progetto lascia aperto, rischia il fallimento. Anzi, progettare è già fallire. Torniamo ad Heidegger. Questo lui lo sa, e lo sa dire meglio di me. Dice che il progettare non può avere altro orizzonte che la morte. L'essere per la morte. Progettare nella prospettiva della possibile impossibilità di tutte le possibilità. Simpatica definizione di morte. Lo sa bene anche Caligola, l'abbiamo detto, quando condanna tutti a morte. In questo senso, l'angelo di Clay è immagine dell'ottimismo tragico che indica con un'istantanea, ma stavolta è arte, la lotta senza vincitori tra realtà e possibilità, tra essere e divenire, che il teatro tenta di dire abbattendo la quarta parete nel kairos, che però dura nel tempo di una scena, che è il tempo dell'uomo. Concludo dicendo che pur nell'azzardo del rischio, del fallimento, il progetto non è inutile, perché in esso qualcosa di autentico sempre accade davvero. Penso alle poetiche dei grandi, a progetti visionari, di persone come il professor Augusto Monti, del liceo Massimo D'Azeglio di Torino, intorno al quale si riunirono le più alte menti della cultura italiana e torinese degli anni 20 e 30, uno tra tutti, Einaudi. O il progetto altrettanto visionario di Don Bosco, della stessa Torino di mezzo secolo prima. Progetti grandi, piccoli, personali, collettivi, divini, umani, ma uno tra i tanti, aiuto, mi ha colpito e mi piace citarlo qui, perché è tornato di moda, meno male che era chiuso, lo scorso 25 marzo, quando in Campidoglio si sono riuniti i 27 leader dei paesi dell'Unione Europea e hanno rinnovato, nel 60° anniversario dei Trattati di Roma, quella che fu la splendida ossessione dei padri fondatori. Dividere, no, unire. Pensateci un attimo, diaballo e la divisione. Abbiamo parlato prima del senso come aggiunta, addizione, del teatro come sottrazione. Mi sa che aveva ragione Platone che diceva che se non fai matematica non entri nell'accademia filosofica. Ci manca la moltiplicazione, ma la metteremo in un'altra volta. Ma adesso, scusate, vado a concludere. Il progetto visionario e altissimo di Altiero Spinelli, il progetto Europa. E lo cito con le parole di Altiero Spinelli, perché così capiamo veramente che cosa è un progetto autentico e che cosa è la vita, l'esistenza. In questo densissimo libro, Come ho tentato di diventare saggio, bellissimo, pubblicato 2 anni prima di morire nell'84, Spinelli ripercorre la sua parabola personale e politica, che peraltro incrocia tutti gli eventi più importanti del XX secolo, e riguarda quello che ovviamente per lui è quello centrale, la liberazione. Il 4 agosto 1943, poeticamente, quindi forse Heidegger aveva ragione, poeticamente scrive: tu giungi, infine, ora della liberazione. Da più di 16 anni ti attendo. Le mie tempie sono divenute grigie. Tu sai quante infedeltà ho commesso per star fedele a te. Quanto ho peccato per restare puro e degno di te. A quanto ho rinunziato per non perderti. Quanto ho disprezzato per poterti amare. Adesso vieni, ora divina. Tu sai che non ho vendette né rancori da placare. Ho bisogno di amare te, ora dolcissima e feconda. Ed ecco, sei veramente quale ti avevo attesa. Non sei la certezza, la conclusione riposante. Sei l'inizio, la matrice di ogni possibilità. Sei la magnifica incertezza. Sei la promessa di vittoria e di fallimento, di vita e di morte. Porti con te la mia donna, la mia spada, la mia vittoria.
ho letto male, la mia battaglia. Non ho finito, no, perché c'è sempre un'aggiunta, grazie. Jean-Claude Romain e Altiero Spinelli sono le due facce del limite. Il limite che unisce e il limite che divide. Entrambi in prigione, uno per 18 anni, prima e poi l'ergastolo, l'altro per 16 anni, ventotenni, generano progetti. Uno ha il progetto alle spalle e l'abisso di fronte. L'altro vive l'abisso ma ne esce con un progetto che apre spazi sterminati di libertà. La rischiosa libertà, fragile, aperta. Aperta al fallimento, al tradimento, al naufragio. Concludo questo mio intervento con un inno all'ottimismo tragico. Progettare in questi tempi, in questa situazione mondiale, in questo Italia, oggi, è davvero, come dicevo all'inizio, davvero un azzardo. Verrebbe voglia di dire, come al termine del romanzo sull'ottimismo di Voltaire, che è meglio che ognuno coltivi il proprio orticello, ma non è più possibile, perché il mio orticello non è più mio, confina con quello di un altro, che magari interra amianto. E con quali semi lo vado a coltivare? Con quale acqua lo vado a irrigare il mio orticello? La chiusura non è più un'opzione possibile, non è a disposizione, non è sul mercato, se mai lo è stata. Si possono erigere i muri all'interno dei quali recludere la nostra libertà. Ci si può chiudere nelle gabbie di varie forme patologiche, ci si può chiudere nel cinismo individuale che rovescia odio su tutto e su tutti, odio social che nasconde la paura che sorge dalla totale rinuncia al senso. Ci si può chiudere in ideologie che hanno la parvenza della solidità e comunitariamente danno l'illusione di essere, di uscire dall'anonimato della trasparenza, come ad esempio la Flat Earth Society, andatela a vedere, l'associazione della Terra Piatta. Ci si può chiudere ancora in molte altre forme patologiche. E il progetto è il nostro destino. Per assurdo, il progetto, così come il pensiero, è la nostra condanna. Progettare vuol dire gettarsi fuori, uscire, mettersi in gioco. Ma che cosa vai a progettare? Ripeto, il mio è un inno all'ottimismo tragico, perché non potendo progettare, e oggi cosa abbiamo fatto? Ci siamo sporcati le mani con una serie di situazioni tragiche nelle quali la categoria del progetto in fondo fallisce miseramente, delude. E ancora ce n'è e ce ne sarebbe. E tuttavia quel che ne esce non è soltanto che il progetto è la nostra unica possibilità, ma la nostra migliore possibilità. I momenti di crisi forse sono quelli dove qualcosa si può fare. E se qualcosa si può fare proprio in quei momenti, quando non c'è passione. Una passione che ti travolge e ti porta avanti per inerzia, ok? Per la spinta che ti viene da dietro. Siamo in un momento in cui la seconda navigazione di cui parla Platone sta cedendo il passo alla terza navigazione. È caduto il vento. Si sono ammutinati i rematori e forse era pure ora che si scegliessero loro un destino. C'è stato un naufragio di tutto ciò che pareva solido e sicuro. Ora navighiamo a vista, appesi alla zattera della speranza, la categoria con cui avete cominciato la prima volta, ricordate? Baccarini. Ora navighiamo appesi a un legno. Agostino dice che è il legno della croce, perché nelle difficoltà e nell'azzardo di ogni progetto, in fondo, vi è quello che è più proprio della natura umana e che è la migliore compagna della libertà, la speranza, che non sarebbe tale se non fosse senza basi. Altrimenti sarebbe calcolo. Ed è proprio la speranza e il bis che rimane nel vaso inopinatamente aperto dalla curiosa sposa, maldestra, di Epimeteo, Pandora. La speranza che nei secoli ha accompagnato gli uomini e ha resistito a mille naufragi è una fede nell'uomo, nelle sue possibilità, nel senso, nella vita. Jaspers la chiama fede filosofica, è ciò che muove la vita e la manda comunque avanti. Siamo tutti bravi a progettare il futuro e il tempo però è altrettanto bravo a squassare i nostri piani. Forse il significato del progettare l'improgettabile di Heidegger, di pensare quello che è ancora da pensare, è quello di progettare e pensare non tanto il tempo, ma l'eterno. Progettare l'eterno è l'ennesimo paradosso che può sfondare il piano delle tre ipostasi e gettare uno sguardo sull'essere, dell'essere che noi siamo. Un essere che non può mai dire, ma che non devi essere, che puoi essere, questo sì. Per questo, nonostante il tempo del progetto sia un futuro imperfetto, io dico sognate, progettate nel tempo ciò che va oltre il tempo, progettate l'eterno e vedrete che la realtà supererà i vostri sogni. Sognate e magari un giorno scoprirete di aver sognato corto. Grazie.